Ne ha facoltà. Grazie Presidente. Allora, mi dispiace insomma che il consigliere De Priamo abbia fatto questo tipo di intervento molto duro. Comunque volevo far presente a tutti che ieri c'è stata una commissione patrimonio congiunta lavori pubblici, come la prima volta che abbiamo affrontato questo tema. Forse un minimo di cronistoria ci vorrebbe. Allora, noi abbiamo approvato anche in aula, vi ricordo, mi sembra all'unanimità, perché anche nelle commissioni, nella commissione congiunta patrimonio lavori pubblici di quest'inverno, avevamo portato la delibera madre, che era quella appunto che vede istituire un rapporto a tre, cioè Regione Lazio, Ministero di Giustizia e Comune di Roma, per l'immobile ex GIL, come lo conosciamo noi, che si trova nel Municipio 10, presenti chiaramente tutti gli attori, presente anche il Municipio 10, che da anni attende come territorio questo immobile. C'è anche un contenzioso. Sono passati tantissimi anni, finalmente siamo arrivati alla quadra per mettere appunto seduti insieme tutti gli attori. Quindi abbiamo votato all'epoca questa delibera, abbiamo dato parere favorevole sia in commissione, ripeto, congiunta patrimonio lavori pubblici, e poi l'abbiamo votata qui in Assemblea Capitolina. Accade che poi è arrivata questa proposta di giunta, perché chiaramente tutto l'iter nasce come proposta di giunta che passa poi in Assemblea Capitolina, e quindi lo stesso iter l'ha dovuta fare questo atto che oggi noi appunto stiamo affrontando, e perché va a modificare dei termini dell'addendum, che altro non è che il contratto vero e proprio allegato alla delibera che noi stiamo votando e che comunque abbiamo votato all'epoca. Cosa succede? L'ha spiegato, credo, insomma io l'ho capito, l'assessora Gatta molto bene ai microfoni prima. Il gabinetto del Ministero di Grazia Giustizia ha chiesto che non, contrariamente a come erano prima i patti, perché si era così deciso tra i tre attori che, ripeto, sono Regione Lazio, Ministero Grazia e Giustizia e Comune di Roma, contrariamente quindi, oppure diversamente, non voglio dire contrariamente, a quanto pattuito, non si può fare una concessione di 40 anni, così si è espresso il gabinetto di quel di Castero, ma bensì la convenzione prevista per gli immobili non privati, ossia i 6 anni più 6. In che senso? Che la convenzione può valere, cioè dovrà valere 6 anni più 6 anni di rinnovo, e questa è la normativa che si utilizza per gli immobili non di natura privata. E questo è stato richiesto dal gabinetto del ministro, del Ministero di Grazia e Giustizia, proprio per rispondere a una precisa normativa, mi sembra entrata nel 2017, che anche loro insomma hanno richiamato, e che appunto prevede che i ministeri, la pubblica amministrazione risponda a questo tipo di contratto di affitto barra convenzione. Quindi stiamo portando in aula una cosa, una previsione di legge richiamata, ripeto, da uno degli attori, dei contraenti di questo contratto, che prevede tra l'altro la riqualificazione di questo immobile che, ripeto, da anni atteso dal territorio, perché dovranno venire degli uffici e in più proprio la parte del Ministero della Grazia e Giustizia, gli uffici del giudice di pace. È chiaro che
noi pensiamo che il giudice di pace di Ostia, che tra l'altro fu smantellato diversi anni fa, una decina di anni fa, e che era molto importante per quel territorio, è chiaro che noi pensiamo che rimarrà, ed è prevista anche questa, anche per questo, una procedura sempre in questo nuovo articolo dell'addendum che appunto va a modificare quello votato mesi fa. Io non lo so, non mi sembra che sia una cosa insomma difficile da comprendere, proprio perché, ripeto, è prevista, è una previsione di legge che ha richiesto ufficialmente il Ministero di Grazia e Giustizia. Credo di non dover aggiungere altro. Chiaramente anticipo, il nostro voto sarà favorevole. Grazie.